conoscete il mio nome, ma non conoscete la leggenda. Che fosse un personaggio destinato ad essere amato, Gatto, lo avevamo capito fin dalla sua prima apparizione, tanto tempo fa, in Shrek 2. Per la giustizia! Era quindi solo una questione di tempo prima che il morbido fuorilegge acquisisse il diritto ad un lungometraggio tutto suo. In Il gatto con gli stivali si scava nel losco passato del protagonista. Gatto scopre che i fagioli magici esistono e che sono attualmente in possesso di due noti criminali locali, Jack e Jill. Non c'è tempo da perdere. Al felino sembra un'impresa fin troppo facile sottrarre ai due i preziosi legumi, ma il passato si frapporrà fra lui e la riuscita dell'operazione nella persona di Humpty Alexander Dumpty, nonché in quella della sua affascinante aiutante, Kitty Zampe di Velluto. Ti ripulirò e non te ne accorgerai nemmeno. È una gattina cattiva. Diretto da Chris Miller, Il gatto con gli stivali è un film con meno ambizioni morali e decisamente orientato all'intrattenimento puro, dichiaratamente pensato per un'audience meno adulta rispetto a quella che ha decretato la fortuna della saga di Shrek. La pellicola non possiede la profondità psicologica di altri film animati, ma a forte di un protagonista di indiscutibile carisma e di una trama classica che più classica non si può, ma declinata con tempi e modi piacevoli, assicura un'ora e mezza di divertimento e leggerezza a chiunque, indipendentemente dall'età e dalla stima che nutre nei confronti della razza felina. Venterà leggenda. DreamWorks, il gatto con gli stivali.